Bene, ora proviamo a vedere in che modo si costruisce il codice di Hamming, in particolare del numero 175 che per comodità ho già convertito in numero binario. Sempre per comodità ho già costruito una griglia nella quale ora mostrerò una serie di codici colorati che mi sottolineano i bit di posizione 1, 3, 5, 7, 9, 11, poi quelle 2, 3, 6, 7, 10, 11 e così via che mi serviranno per la conversione. Sempre allo stesso modo ho preparato una griglia nella quale inserire i codici. Quindi a questo punto per partire ci basta inserire il codice. Quindi mettiamo 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 e 1. Ora, controlliamo la parità dei bit di posizioni dispari, quindi quelli indicati dal valore giallo, e sostanzialmente 1, 2, 3, per avere la parità dobbiamo mettere 1. Stessa cosa per i numeri relativi al bit di controllo numero 2, che sono questi, e qui sono 2, 3, e quindi anche qui per arrivare a un codice di Hamming dobbiamo aggiungere 1, 1. Per questi è particolarmente semplice, anche qui dobbiamo aggiungere un 1. Qui invece sono 4 bit a 1, quindi per raggiungere la parità dobbiamo mettere 1, 0. Il codice è costruito.